Buonasera, ben ritrovati, secondo appuntamento della stagione con Basketando. Insomma, siamo fieri di avere l'MVP del Memorial Spadazzi, Balsa Jokic. Ciao Balsa. Buongiorno. Ascoltami, ma hai la coppa come MVP, è questa qui o te l'hanno lasciata a casa? No, era solo per fare foto e basta. Allora, Nicola Guerra, presidente della cestistica, ti devo tirare le orecchie. Io pensavo che mi arrivasse con la coppa tutto contento, invece niente coppa. Insieme a Balsa, pari ruolo, Duilio e Ernesto Birindelli. Ciao Duilio. Ciao, buongiorno. Allora ragazzi, metabolizzato questo KO di sabato, buon primo tempo, poi cosa è successo? No, sicuramente abbiamo subito un po' di appannamento, dai, che in questo periodo soprattutto di preparazione ci sta. Loro hanno messo tantissima intensità, sono stati più aggressivi. Vabbè, è una sconfitta che dobbiamo metabolizzare, analizzarla e prepararci per il futuro. Ora abbiamo davanti 2 settimane per prepararci al meglio per quello che conta, no? Che è quello del campionato. Noi punteremo tutte le attenzioni su questo campionato. Duilio, tu sei abituato a vincere, nel senso che negli ultimi anni hai festeggiato. Che cosa fa la differenza sottile tra il vincere e non vincere? I dettagli. Parlando tecnicamente, sono i dettagli che fanno la differenza, che sono mille, però sempre devi prepararli al meglio per non avere dei momenti di appannamento. E dopodiché il gruppo è fondamentale. Prima si crea, meglio è, credo che siamo a un buon punto, però dobbiamo continuare a creare questo gruppo. Siamo 9 decimi, tutti giocatori nuovi, chi si conosce un po' meno perché non li abbiamo mai visto, altri perché abbiamo già giocato insieme, però comunque mettere tutti gli elementi insieme ci vuole un po' di tempo, però siamo sulla buona strada. Ecco, prima di sentirci le interviste dei due allenatori riferite alla partita di sabato, ti chiedo questo, poi lo chiedo anche a Balsa. Secondo me formare un gruppo negli ultimi 10 anni con la riforma degli under è più complicato, no? Perché c'è veramente una differenza generazionale tra chi ha più esperienza e chi invece è giovane. Cioè, è complicato però questo, no? Sì, è complicato perché, diciamo, con questa riforma c'hai più giocatori giovani, però sta ai senior, ai giocatori più grandi, dare il giusto input a loro e soprattutto l'esempio. Se i senior si allenano, fanno le piccole cose per migliorare la squadra, loro si sentono anche obbligati a farle. È un buon insegnamento e soprattutto un buon esempio che dobbiamo dare. Balsa, li avete gli esempi in questo primo mese di allenamento? Sì, certo. Tutti i giocatori come Duilio e Planes stanno dando tanto aiuto per noi giocatori che siamo più giovani. Soprattutto noi dobbiamo essere attenti, ascoltarli e provare il meglio a darci una mano per questo campionato. Ecco Duilio, sei considerato un po' l'equilibratore, passami questo termine, no? In campo ma anche fuori dal campo, c'è un ruolo importante, no? C'è un capitano che è Planezio, ci sono due leader offensivi come Frank e come Bala, tu sei un equilibratore importante. Sì, a me, diciamo, nella mia carriera non sono mai saltato all'occhio per le statistiche, io sono un giocatore al quale piace vincere e mi metto nei panni di... che cosa devo fare? La domanda che mi faccio sempre è: che cosa devo fare per far vincere la squadra? Quello che mi chiede l'allenatore o quello che posso aiutare io per far vincere è quello che farò. Allora, parlavi di allenatore, andiamo a sentirci le parole dei due allenatori dopo la vittoria dell'Elachem Vigevano 72-56 al Pallabattisti. Marco, ti chiedo un commento dopo questa sconfitta contro Vigevano. Un commento, allora, abbiamo fatto delle cose buone, soprattutto nel primo tempo, poi nel primo momento vero di difficoltà che abbiamo avuto ci siamo sciolti e questo può essere da un lato normale per una squadra come noi che è nuova, che ha ancora poche certezze, anche se nelle prime uscite ne avevamo trovate tante, però probabilmente questa sera di fronte anche a una squadra con tanti giocatori che giocano insieme da più tempo di noi,
con delle situazioni tattiche che, sulle quali noi non eravamo e non siamo ancora pronti, perché mancano ancora 15 giorni all'inizio del campionato, le abbiamo subite, ma il vero break loro ce l'hanno fatto con quel 10-0 lì a metà del terzo quarto, dove abbiamo abbassato le teste, ci siamo disuniti subito, e questo da una squadra come la mia non me lo aspetto, anche se ribadisco le giustificazioni, le attenuanti possono essere tante, però noi dobbiamo capire e ricordarci sempre che se lottiamo, se rimaniamo compatti, se ci aiutiamo, possiamo essere una squadra che può avere degli obiettivi importanti a medio e lungo termine. Se invece alle prime difficoltà ci disuniamo, si fa più fatica. È ovvio che la conoscenza, lo sbattere anche il naso subito di fronte a queste cose qui, ti può aiutare, assieme appunto a lavorare insieme, a lavorare meglio durante la settimana per completare la nostra crescita e il nostro bagaglio tecnico sia offensivo che difensivo. Hai parlato di certezze, anche oggi il tabellino recita Balanzoni e Busciati. Ti aspetti sicuramente dalle prossime partite una crescita, un impatto maggiore anche dai ragazzi più giovani? Sì, sicuramente Balanzoni e Busciati sono già due certezze, anche se dobbiamo limare tante cose del gioco e così, però sono due giocatori di assoluto affidamento. Stasera Piazza e Planezio, che avevano fatto un precampionato ottimo fino adesso, magari possono anche avere, se Piazza non era al 100%, e magari possiamo aver anche risentito dell'impegno ravvicinato, perché era la prima vera volta in cui si giocavano due partite in tre giorni, per cui qualche attenuante l'abbiamo. È ovvio che non voglio parlare di attenuanti al 17 di settembre, che giorno è, e soprattutto, come hai detto te, mi aspetto molto di più dai ragazzi più giovani, mi aspetto molto di più da chi parte dalla panchina, mi aspetto di avere un atteggiamento diverso, delle facce diverse, al di là dell'errore, perché nessuno viene crocifisso per un errore, però questa squadra è anche pensata e costruita con dei ragazzi giovani che partono dalla panchina, che devono darci una mano con attenzione, con determinazione, con atletismo, con lottare su tutti i palloni, e questo deve essere fatto subito, perché su questo non abbiamo tanto tempo. Sulle altre cose il lavoro arriva, però su queste cose qui non abbiamo tempo. Coach, una vittoria importante costruita con un grande secondo tempo. Sì, hai ragione, secondo tempo siamo riusciti a tenere una squadra dal potenziale offensivo terrificante come Omegna a 19 punti segnati, di cui 5 su tiro libero, quindi un extra sforzo difensivo, la squadra si è aiutata e siamo riusciti a limitare alcuni punti di riferimento di Omegna, talmente tanti che abbiamo dovuto fare delle scommesse primo tempo e abbiamo subito inevitabilmente un po' tanto Balanzoni, però sai, la coperta è corta, te la tiri di qua e magari freddo un'altra parte. Nel secondo tempo Balanzoni ci ha fatto ancora male, però siamo riusciti a difendere intensamente ancora sugli altri, che era un po' l'idea iniziale. È una bella soddisfazione per i ragazzi andare a giocarsi questa Supercoppa che la società non ha mai giocato, e va bene così, sapendo che poi in campionato purtroppo questa vittoria darà tanta benzina a Omegna quando giocheremo. Dunque, ci siamo sentiti le parole dei due allenatori, c'era stato un precampionato con buone sensazioni, no? Le amichevoli con Casale, la vittoria con Biella, quello con Varese, e poi in Coppa le cose sono andate bene fino a sabato. Cosa lascia questa sconfitta nella testa e soprattutto dove deve ancora crescere questa squadra, Duilio e poi Balsa? Sicuramente lascia la sensazione amara di non riuscire ad arrivare al Final Eight di Lignano, che era una cosa bella, soprattutto volevamo andarci e ci faceva piacere. Però lascia la consapevolezza di quante cose dobbiamo migliorare per l'inizio del campionato. Ci ha dato delle input giusti, era una partita vera contro una squadra che sarà protagonista di questo campionato, e il confronto è stato negativo nel senso del risultato, ma molto positivo per lasciare degli spunti su cui lavorare. Basta. Come ha detto Duilio, questa partita ci ha fatto vedere su tutte le cose che dobbiamo lavorare prima dell'inizio del campionato. Basta. Allora, quando, lo chiedo a te e poi lo chiedo a Duilio,
i giovani saranno pronti per dare minuti di qualità e di quantità alla squadra, a cominciare da te, a cominciare dagli altri ragazzi più giovani? Io sono stato fortunato che nelle ultime partite ho avuto un po' dei minuti. Dobbiamo essere sempre concentrati quando entriamo nel gioco, di mettere intensità, di essere concentrati e fare più che possiamo a aiutare la squadra. Luiglio, cioè, l'impressione è che il valore dei senior sia riconosciuto, no? Tuo, di Frank, di Pranezio, di Piazza e soprattutto di Balanzoni. Io credo che le sorti e i sogni di gloria in assoluto dipendano dalla crescita anche del gruppo, come dicevi tu, ma anche del contributo dei ragazzi più giovani. Sì, secondo me sono il vero ago della bilancia, sono sempre in questi campionati dove i 7 senior e i 3 under sono l'ago della bilancia, sono loro. Si è visto nel passare degli anni che loro, con la crescita loro, ti possono svoltare completamente una stagione, sempre che i senior si confermini a livelli che stavano giocando negli anni precedenti. Tra poco parte il campionato, tra 9 giorni, che campionato ti aspetti? Guarda, io ho visto il nostro girone, mi aspetto un girone molto equilibrato, non ci sono corazzate, sono tutte ottime squadre, ci sono 6-7 squadre di prima fascia che a priori è difficile dire queste saranno le prime 3, le prime 4, questa vincerà a mani basse, non si può dire, sarà secondo me un campionato molto equilibrato, con tante squadre che non c'è una squadra a materasso quest'anno, non è che c'è una squadra dove tutti andranno lì per vincere i 2 punti facili, ti dovrai sudare ogni partita. Ho fatto un'analisi durante la telecronaca che ho detto, è chiaro che dal punto di vista tecnico e tattico la Pafoni deve capire che non è solo in attacco specialmente Busciati e Balanzoni, no? Anche questo sarà un ago della bilancia importante, perché sappiamo il valore di entrambi, Bala MVP 2 volte negli ultimi 3 anni, però bisogna trovare altre frecce nell'arco. Sì, sì, è quello che dobbiamo lavorare tanto, di sentirci tutti un po' più protagonisti e trovare i meccanismi giusti per esaltare le qualità di ognuno dei componenti di questa squadra. Oh, ma avevi detto che non parlavi bene italiano, cioè, una tesi di laurea di pallacanestro stai facendo. Va bene, facciamo un po' finta anche. Ma sei stato perfetto. Allora, sempre un passo indietro, top 5. E cosa che vuoi vedere cosa? Le pagelle del Mago Bug. Mi sa che sufficienza il Bala 7 e poi forse un 6 a qualcuno ha dato. A Busciati c'è forse, è stato abbastonato il bug, vediamo. Il fallo di Birindelli. Busciati. Santucci, voto 5. In attacco litiga con il canestro, in difesa non incide come dovrebbe. Neri, voto 5,5. Il migliore tra i giovani per atteggiamento e presenza. Mani però gelate dal tiro dei 6,75. Planizio, voto 5. Il capitano stecca la partita e non riesce ad incidere. Balanzoni, voto 7. Ennesima partita sontuosa di Jacopo, 24 punti e 9 rimbalzi ed una leadership forse fin troppo riconosciuta dai compagni. Taddeo, voto 5. Gioca minuti importanti ma non riesce ancora ad entrare nei meccanismi della squadra. Piazza, voto 5,5. Nonostante un problema lingui nell'audibility, stringe i denti per esserci. Positivo l'attaccamento alla squadra, non sufficiente però la prestazione. Busciati, voto 6. Segna 14 punti e si conferma insieme a Balanzoni il terminale più pericoloso della Pafoni. Birindelli,
Voto 5,5. La voglia di lottare non manca mai, al momento però è in ritardo di forma fisica ed è probabilmente naturale che sia così. Eccoci di nuovo qui al Matisse con Sara che si nasconde come sempre dietro la telecamera perché non vuole apparire, la padrona di casa, anche se poi il vero padrone di casa è Balsa Iocchici, perché tu sei, grazie alla sponsorizzazione appunto del locale, ospite tutti i giorni qui. Sì, è vero. Posso dire che è abbastanza buono, mi trattano tutti bene, mi piace tanto. L'abbastanza dobbiamo tagliare, no? No, no, scherziamo, no. È buono, bravo. Buono, è buono. Bravo, bravo Balsa. Stavamo ancora riflettendo prima sul discorso tecnico, no, Duilio, del campionato. Alla Final Eight, non so, forse alcune big non ci vanno, no? Perché Rieti ha perso il derby clamorosamente, Rimini era già stata eliminata. Che valore hanno competizioni di questo tipo? Poi ci sentiamo il blocco con le interviste di chi invece ci va alla Final Eight. Guarda, sicuramente ti dà una sicurezza, a parte l'orgoglio tutto per la società, il prestigio che ha questa manifestazione, per i giocatori è un punto per confermare quanto di buono si può fare e quanto di buono hai fatto finora. Però l'altro lago della bilancia è che perdere 2 settimane prima dell'inizio del campionato e non sistemare le piccole cose, i piccoli aggiustamenti che devi fare, te lo puoi portare avanti all'inizio del campionato. Noi vediamo il bicchiere ora mezzo pieno, sabato eravamo tutti un po' nervosi, un po' arrabbiati per questa sconfitta, ora vedendolo col giornale del lunedì, diciamo, siamo più tranquilli sapendo che possiamo migliorare ancora tanto. Duilio, è anche con Balsa, no? Siete qui da un mese, perché alla fine sembrano 10 anni, ma sono 33 giorni, 34 giorni. Un primo bilancino, no, di questa nuova avventura. No, siamo con le aspettative a 1000. Diciamo, sappiamo che siamo venuti qua con un obiettivo grande, non lo diciamo, però lo sappiamo tutti. Penso che le cose stiano andando bene, ci stiamo allenando con grande intensità, speriamo di continuare a migliorare. Gli auguri sono i migliori. Sei contento della scelta? Sì, nettamente. Okay. Basta? Sono molto contento che sono venuto qua, è una grande opportunità per me. Cerco di aiutare la squadra il più possibile per il nostro goal di quest'anno. Speriamo meglio. Il nostro goal è obiettivo, ecco. Allora, sai il montenegrino per forza di cose. Sì. L'italiano lo sai quasi perfettamente. Quasi. Abbastanza per tornare all'abbastanza di prima. Poi francese? Ah, un po', no, non tanto, la maggior parte lo posso capire, ma parlare sono un po' così. Ok, poi cosa sappiamo d'altro? Inglese perfettamente, quello l'ho imparato quando avevo già 4 anni. Ecco, io vorrei sapere, vedi la differenza, poi ci dicono perché c'è una differenza culturale in determinate cose, no? Io dico sempre che slavi, montenegrini, serbi, croati hanno una predisposizione mentale, ma forse anche educativa, diversa rispetto ai nostri figli italiani. È davvero così? Cioè, tu a 4 anni parlavi perfettamente inglese. Sì, era una cosa più anche dei genitori, che loro sono andati in Inghilterra, l'hanno fatto forse 15 anni della vita, un po' di meno, forse 10, e poi l'hanno instillato questo. Per me e anche il mio fratello, che imparare le lingue è una cosa importante. Più lingue che sai, più sei una persona più ricca. Non basta, posso anche andarmene, perché dopo queste parole di Balsa, chapeau, come chapeau, no? In francese, in italiano dice chapeau, vuol dire complimenti. Guilio, avete da imparare anche voi qualcosa da questi ragazzi? Noi sì. Noi sappiamo che loro da piccoli già iniziano a parlare tante lingue. Noi in Argentina per ora ci siamo fermati solo allo spagnolo e alcuni all'inglese, che non è il mio caso. Qua veramente, bravo, bravo Balsa. Ecco perché non si diventa MVP per caso, del Memorial Spadazzi. Bravo, bravo, bravo. Allora, eravamo in debito di lanciare anche le interviste relative alle squadre che sono qualificate alla Final Eight. Andiamo a sentire questo blocco di parole da parte dei vari allenatori. Coach, una fortitudo che è partita fortissimo e poi il match invece si è quasi ribaltato. Quanta paura c'era di subire in
Salerno. Ah, ma innanzitutto faccio i complimenti ai nostri avversari, sono una squadra tosta, molto ben allenata, sono venuti qui ad affrontarci, hanno fatto una partita di alto livello che dopo un inizio molto brillante per noi non era semplice riprendere in mano, loro sono stati molto bravi e ci hanno messo in difficoltà nella seconda metà di gara. Faccio i complimenti ai nostri ragazzi perché abbiamo ottenuto a 59 punti una squadra che ha tanto talento. Onestamente in questo momento la paura non c'era, sapevamo che nel finale avevamo un po' le energie che stavano esaurendosi, abbiamo gestito qualche possesso non benissimo, abbiamo preso anche dei buoni tiri aperti che non sono entrati a differenza della prima metà di gara, però i ragazzi sono stati bravi a vincerla in difesa perché seppur con qualche disattenzione chiudere con 59 punti subiti una partita del genere credo che sia un punto da cui partire ed è un momento di crescita, un segnale di crescita per noi in questa pre-season e un qualcosa da portarci dietro. Si va alle Final Eight con l'orgoglio di essere la Fortitudo Agrigento, di esserci ancora, perché credo che sia importante andare a confrontarsi con i migliori. Affronteremo squadre importanti, comunque essere lì, essere tra le prime otto è un bel segnale, pur con un gruppo molto rinnovato. Abbiamo avuto per ora un ruolino di marcia eccellente, andiamo per crescere ancora. Davide, coach Pilla ovviamente ha detto che bisogna migliorare ancora su qualche particolare, però stavamo parlando anche dietro le quinte nel dire e dicendo che in un anno una finale di Coppa Italia, finale playoff, questa finale di Supercoppa è un obiettivo nato in corsa che però è stato centrato. Diciamo che siamo imbattuti dall'inizio della stagione, ma non perché ce lo siamo posti come obiettivo, ma perché la squadra è veramente solida. Abbiamo vinto il torneo di Mario Bortoluzzi battendo squadre fortissime come Rieti e Rimini, poi abbiamo fatto il percorso letto in questa Supercoppa battendo soprattutto magari semifinale e finale due top team come San Vendemiano e come Vicenza. Devo dire che forse il coach, non ho sentito cosa ti ha detto, però credo che si riferisca al fatto che oggi potevamo vincere con magari qualche partita in meno e con un divario più largo, ma senza togliere nulla a Vicenza, a cui faccio veramente in bocca al lupo, e che come sempre è una squadra solidissima e che sicuramente raggiungerà l'obiettivo che si pone, perché Ciccio Ciocca è un guru di questi campionati, quindi piloterà il suo gruppo là dove vuole pilotarlo. Però credo che oggi la partita sia stata sempre controllata, in totale dominio, ci mancava Cassese, Dagna non stava bene, aveva qualche fastidio anche Adri, che comunque ha fatto una partita davvero capitano, lo stesso anche Stefano Laudoni, avevamo qualche acciacco, però la squadra ha tenuto sempre le mani sul manubrio e ha voluto conquistare questa Supercoppa. Entriamo nelle magnifiche 8, hai ragione tu Max, in pochi mesi abbiamo fatto finale di Coppa Italia, gara 5 per andare in Serie A, finale di Supercoppa. Credo che sia un premio al lavoro di questo straordinario staff tecnico, di questo straordinario gruppo di ragazzi. Thomas Reale, siamo a Lignano Sabbiadoro, Final Eight di Supercoppa, partiamo da qui. Allora, oggi è stata una partita sicuramente molto difficile, fortunatamente siamo riusciti a rispondere, siamo riusciti a giocare insieme e a portarla a casa all'ultimo. Ecco, grandissimo carattere anche oggi, poi che il finale punto a punto, cosa si prova? È stato un finale molto emozionante e sono contento che sono riuscito a dare il mio per aiutare a portare la vittoria a casa. Ecco, tre belle vittorie, adesso si va a giocare una bella competizione, tutto in tre giorni, con quali motivazioni, come vi presentate? Noi andiamo là per vincere, come penso tutte le partite, tutti amichevoli, noi andiamo là con la stessa mentalità di giocare, dare il massimo, impegnarci e provare a vincere anche noi. Oggi Thomas, una gran partita, c'è stato un momento in cui non riuscivi proprio a segnare un canestro normale. Vabbè, ci stanno alti e bassi in tutte le partite, oggi diciamo è andata abbastanza bene. Perfetto. Complimenti Thomas e ci vediamo a Lignano. Grazie. Dunque, a proposito delle Final Eight, Duilio, c'è una favorita a Lignano Sabbiadoro secondo te? No, penso che tutti si giocheranno le sue chance. Io ho visto un paio di partite domenica e la Rieti, la squadra AMPC. Rieti, mi è piaciuta tanto, sinceramente. Il mio cuore comunque batte ancora per Agrigento, perché ci sono tanti amici che giocano ancora lì e spero che loro possano darsi questa soddisfazione. Intanto Agrigento che è tornata a pensare in grande, no? Si era detto del un po' del disinnamoramento di Patron Moncada,
insomma, il fatto di aver sfiorato il ritorno in Serie A 2 magari lo ha nuovamente incendiato, no? E quest'anno la squadra per fortuna non incrocerà più la Paffoni, perché secondo me è una di quelle più forti senza alcun ombra di dubbio. Sì, sì, sicuramente in quel girone di se la giocherà fino in fondo, sono un bel gruppo, hanno creato una buona squadra e soprattutto già si conoscono, tanti elementi di quella squadra già si conoscono da prima e è più facile inserire a quelli nuovi. E lì si mangia asado tutte le sere, perché Carastella, sì. Bruno, Morici, insomma, sì. Direi che... A parte perché so che gli piace cucinare, a Santiago soprattutto. Ah sì, quando era qua dal mitico Bruno, dove si portava le grigliate e le faceva per tutta la squadra a Montezuoli. Tanto anche, oltre che giocatore di pallacanestro, Poligrotta e anche chef Balsa. Sì, sì. Qual è il piatto preferito, il piatto che cucini meglio, dai? Che io cucino meglio è... Quello sono alcuni dolci montenegrini, come dico il nome, le schnenocle, se lo spiego? Sì, certo. Allora si fa una crema di latte, ma prima si separano le uova con tuorlo e l'albume, si monta l'albume e si cuoce nel latte. Poi si mette in una ciotola, una vaschetta e si fa una crema con quel latte dove è cucinato il tuorlo, con un po' di zucchero, con un po' di vaniglia, farina e anche i tuorli. E si versa sopra e si mette un po' di cioccolato grattugiato sopra e si mettono dei biscotti Petit Buero, alcuni altri. Ti convince sto dolce, Duilio? Ma lo dovremmo assaggiare, prima o poi lo porteranno in spogliatoio, spero. Quello sì. No, non è che adesso, oggi siamo martedì, prendiamo un appuntamento ufficiale, martedì, l'allenamento del giovedì, te la senti per l'allenamento del giovedì? Va bene, posso farlo. Per l'allenamento del giovedì, balsa, possiamo anche venire Stefano con la telecamera, così fai vedere che porti il Schwabs, come si dice? Schnenocle. Schnenocle. L'ho pronunciato bene? Sì, 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 abbastanza. Ecco, abbastanza. Devi dirmi sì, no? Abbastanza. Sì, sì, sì. Hai giocato bene domenica, Memorial Spadazzi? Sì, mi sembra. Spero. Ah, ecco, non hai detto abbastanza, hai detto sì subito. Spero. Porca miseria. Allora, facciamo una cosa. Ci vediamo le performance di Balsa a Memorial Spadazzi. Andiamo a vedercelo, va. Si è disputata domenica alla Pala Raccagni la terza edizione della Memorial Spadazzi, il giovane ossolano che perse la vita nell'agosto 2017 in un tragico incidente automobilistico in Val Bognanco, insieme all'amica Camilla Valentini. La cestistica, la società nella quale Alessio era cresciuto, ha voluto ricordarlo con un bel quadrangolare cui hanno preso parte ovviamente i padroni di casa Granata, la Paffoni di Serie D, gli Spartans e il Novara Basket. Nella prima semifinale, a sorpresa, la squadra di coach Lodetti ha battuto la cestistica per 73-76, in un match vibrante e a tratti acceso, anche perché nessuno voleva perdere dopo la lunga inattività agonistica. Nella seconda semifinale, Novara ha piegato San Maurizio per 79-72. Nella finalina, a riscatto dei ragazzi di Marchi, che si sono imposti per 73-65 sugli Spartans. Nella finalissima l'esperienza del Novara Basket ha avuto la meglio sulla freschezza dei giovani della Paffoni che si sono arresi per 65-72 dopo che avevano chiuso avanti il primo tempo. Il premio di miglior giovane, in onore proprio di Alessio, è andato al lungo montenegrino della Paffoni Balsa Jokic, che ha già assaggiato il parquet in Serie B nella Supercoppa ed in amichevole. È stata una festa per tutti. A ricordare Alessio, le parole del presidente della cestistica Nicola Guerra, è sempre un qualcosa di speciale. Ci ha fatto piacere la presenza della famiglia e la risposta del pubblico. Non va dimenticato che di fatto sono quasi due anni che non c'era una partita. Grazie alle squadre che sono venute, che hanno regalato un bello spettacolo ed arrivederci al prossimo anno. Dunque, tornando, abbiamo visto le immagini di Memorial Spadazzi, ovviamente quest'anno seguiremo anche la Serie D, della cestistica, del Botticino, della Vega incontro a Gravellona. Basta, tu, Marchioli e Lazzar, quest'anno farete l'Under 19 eccellenza, no? Sì. Con quali ambizioni in questo campionato? Di migliorare individualmente il più possibile e di vincere, quello è l'obiettivo. Tanto ci sono squadre importanti, Casale, Biella, Torino, il College. Come un campionato, l'Under 19 eccellenza, veniamo incontro delle squadre
abbastanza forte come Biella, come le squadre che ce l'hanno, che giocano anche Serie A. Sarà difficile, ma mi sembra che possiamo riuscire a fare qualcosa. Duilio, tornando invece al tuo arrivo qui, no? Prima ti chiedo un bilancio tecnico, ma anche un bilancio adesso così di rapporti dopo un mese, cioè come si sta Omegna, ti piace questa scelta? Sì, sta molto, essendo un paese piccolo come il mio in Argentina, sento l'affetto del pubblico, sento che la gente ci conosce, ci saluta, ci ferma per strada, ti fanno sentire come a casa, e quello per un giocatore che viene da fuori sicuramente è un aspetto molto positivo. Adesso c'è l'amichevole, sabato o domenica, non ho ancora ben capito se sia sabato alle 21 o domenica alle 18 al Pala Battisti contro Crema del grande Marcello Ghizzinardi. Che cosa chiedi a questa partita e alla questi giorni di lavoro in vista poi dell'esordio sabato 2 ottobre al Pala Battisti contro il College Borgomanero? Guarda, cosa mi aspetto? Sì. Mi aspetto dei passi in avanti, perché avremo sulle gambe una settimana in più di allenamento, una settimana più di conoscenza reciproca con i compagni, e migliorare quei punti, quei dettagli che nella partita di Vigevano sono venuti fuori, che ci mancavano, e spero di fare un grande passo in avanti per preparare al meglio la prima di campionato. Non te l'ho chiesto prima, no? Tu hai avuto un piccolo infortunio nell'amichevole al Palabagnella contro la Robur. Qual è la situazione clinica di Duilio Birindelli? Guarda, ho avuto una subluxazione alla mano e sono stato costretto a fare una settimana fermo completamente di lavoro con la palla. Comunque mi tenevo in forma con Digio, che mi ha dato una gran mano, mi ha fatto allenare. E ora purtroppo dovrò convivere con questo fastidio, dolore che dipende il giorno. Può tornare, e sperando di guarire al più presto, però in teoria sono una trentina di giorni per stare completamente guarito. Prima abbiamo detto del campionato, no? Allora, la prima contro il College, la seconda a Firenze, la terza in casa con San Miniato, sì, e la quarta con Livorno, cioè delle prime quattro partite, tre in casa. Tra l'altro, notizia che potrebbe anche aumentare la capienza dei palazzetti, arrivare fino all'80%, no? La decisione definitiva dovrebbe arrivare con il prossimo monitoraggio da parte del governo relativo ai casi di coronavirus, però la proposta fatta alla Vezzali è quella di aumentare la capienza, fatta dal ministro, di arrivare all'80%. È chiaro che magari giocare tre partite in casa nelle prime quattro potrebbe essere un piccolo grande vantaggio. Sì, il campionato è durissimo, perché l'inizio del campionato, avere subito un derby e dopo tre squadre che sicuramente lotteranno per i primi posti, sono quella prima fascia che ti ho detto di 6-7 squadre, sicuramente è impegnativo, sperando che ci arrivi questo aiuto dell'aumento della capienza, così possiamo ritornare a sentire il pubblico di Omegna, che io tanto, tanto mi ricordo. Perché qualche parola ti arrivava. Io ringrazio Duilio, grazie Duilio. Grazie a voi per l'invito. Grazie allo chef Poligrotta, al Factotum Balsa, grazie Balsa. Grazie a voi. Basketando torna martedì prossimo alle 20.35. Signori e signori, la più cordiale buonasera da parte di Daniele Piovera. E di Carlo Rossi, buonasera. Non c'è il fallo su Busciati, può andare in contropiede, vigeva una buona circolazione, Peroni tripla aperta. Ora Birindelli, canestro e fallo di Birindelli. Belle le vittorie contro College e contro Oleggio, però stasera abbiamo di fronte sicuramente 3-6-3-1, due minuti. Ancora Peroni, altro giro, altro regalo alle Final Eight di Coppa Italia. Tripla lunga di Busciati e due liberi di Vigevano, il secondo della partita. Busciati, che canestro! Busciati, tiro di Procacci, ancora Racceco con la tripla,
sarà Vigevano con pieno merito ad andare a Lignano Sabbiadoro. Paffoni 56, Elachem 72.